tanto e chi niente, chi a volte non sa. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e lo fa. Gente magnifica, gente di questa città. Borgata Costiera è stato per me una frazione di fondamentale importanza, dove ho attenzionato molto nel mio modo di fare politica. Ho deciso di aprire un comitato qui per rendere partecipe questa bellissima frazione, che spesso la politica del passato se l'è sempre dimenticata, ma grazie all'impegno mio siamo riusciti a fare sentire Borgata Costiera più vicina a Mazara, perché Borgata Costiera fa parte della città di Mazara del Vallo. Certo, sicuramente in questo periodo esiste la campagna elettorale per tutti i candidati. Vengono a Costiera per chiedere il consenso. Naturalmente in democrazia è giusto che borgheggiani apriranno le porte a tutti i candidati, però una cosa è certa, la realtà è ben diversa, perché comunque è stato un consigliere comunale che li ha rappresentati. Io non sono un borgheggiano, ma mi sento un borgheggiano. Ho messo uno slogan qui dentro, uno striscione, ho detto Borgata Costiera, io la amo e tu. Questo, diciamo, dimostra quanto io tengo molto a questa borgata. Qui si sono state fatte delle opere di fondamentale importanza. Parliamo della sostituzione della rete idrica. Sappiamo che questa comunità per anni ha avuto problemi di acqua, e non solo problemi di acqua, e creando anche un danno economico anche alle tasche, perché ogni volta che c'era un disagio per quanto riguarda la rete idrica andavano a ricorrere all'autobotte mettendo le mani in tasca. Io mi sono impegnato e ci sono riuscito. Io quindi invito la cittadinanza a darmi fiducia, ma a darmi fiducia non perché vengo qui a chiedere il consenso per non avere fatto nulla. Credo di avere fatto tanto. Anche qui in questa borgata sono state realizzate importanti manifestazioni. Una su tutte è quella, non è la lotta in rosa ma indossata in rota, che è stato fatto il 4 agosto, e lì devo ringraziare l'amico mio Salvatore Asaro, tutte le attività commerciali che mi hanno permesso di realizzare tutto ciò. Naturalmente spero tanto che i borgheggiani ascoltano molto queste parole. Una cosa è certa, votare Francesco Poggia significa votare per se stessi, significa votare Borgata Costiera, e io Borgata Costiera la amo. Colgo l'occasione per ringraziare a tutti i borgheggiani per l'inaugurazione del nostro comitato elettorale. Siamo a Costiera per prendere degli impegni importanti che porteremo avanti subito dopo essere eletti, come ha fatto già in passato il mio compagno Francesco Poggia. Ringrazio tutti i elettori che in passato hanno avuto fiducia a mio marito e a Francesco Foggia, e spero che anche adesso gli elettori abbiano fiducia anche a me. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti i cittadini di Costiera. È con grande gioia che stasera abbiamo questo incontro in questa borgata, perché spesso e volentieri questi cittadini in questa città, che meritano grandissima attenzione, sono stati trattati da cittadini di serie B. Noi non siamo abituati ad usare questi termini. Quando dico noi, intendo dire che c'è stato un grande impegno in questi ultimi anni nei vostri confronti, da un nostro candidato che si ricandida per il rinnovo al Consiglio Comunale, che risponde al nome di Ciccio Foggia, al quale vorrei tributare un applauso sentito da parte vostra, anche perché stasera non sono venuto qui con il sindaco Vito Torrente, con i due assessori Anna Certa e Giusi Bocina, con altri amici, ma soprattutto siamo venuti qua dinanzi ad una realtà che c'è stata in questi anni e di grande affetto nei vostri confronti. Parlano le rassegne stampa, parlano mediaticamente i mezzi di informazione. Ciccio Foggia vi è stato vicino, Ciccio Foggia ha risolto molti problemi per questa borgata. Ciccio Foggia merita la vostra fiducia, Ciccio Foggia in questa campagna elettorale
ha deciso di sposare la candidatura a sindaco di Vito Torrente. Facciamo un applauso a Vito, perché ve lo dico senza mezzi termini, alla luce delle mie lunghe battaglie elettorali nelle vesti di giornalista, ne ho viste tante, e di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima. Vi dico in questo momento, a nostro favore, stravedo migliaia di consensi. Mi permetto di dire che quelli che siete tanti stasera a Costiera, che non è facile raggruppare, vi vogliamo domani sera a partire dalle 19 a Piazza Mocarta, a Mazara del Vallo, dove ci sarà questo importante comizio che terrà il nostro sindaco Vito Torrente. Sarà una cartina tornasole per stabilire, per recepire se c'è davvero il vero e genuino entusiasmo attorno a questo candidato. Uniamoci tutti domani sera. Noi stasera siamo orgogliosi di essere qui a Costiera, ma domani voi abitanti di Costiera vi vogliamo a Piazza Mocarta. Ma sapete perché? Perché quando arrivate, i cittadini che si sentono la puzza sotto il naso di Mazara vi dovranno fare un saluto con tanto di cappello, perché gli abitanti di Costiera meritano grande rispetto, hanno dignità e fierezza, pur abitando a Costiera, di sentirsi veri mazzaresi. Io vorrei qui accanto Anna Certa, Giussi Bocina, noi stiamo accanto, Ciccio Foggia può pure salire. Poi abbiamo un'amica particolare, una persona amabile, una persona che ha deciso anche lei in questa campagna elettorale di stare vicino a Ciccio Foggia. Parlo di una professionista, parlo di una persona che ha vissuto già anche lei le campagne elettorali in questa città, le ha vissute in prima persona, ed è con piacere che vogliamo qui accanto anche Vinnuccia Di Giovanni, la dottoressa Vinnuccia Di Giovanni. Ovviamente con grande, vi dico veramente, quando io dico le cose sono un genuino, vi dico che Vito Torrente si giocherà una partita importante a dispetto di tutto, contro tutto e contro tutti. Se vincerà Vito Torrente, ve lo garantisce il sottoscritto, vinceremo tutti noi. In questa futura città di Mazara non ci saranno abitanti né di Serie A, né di Serie B, né di Serie C. Ecco a voi Vito Torrente. Grazie Franco, lui ormai tutte le serate ce li presenta in un modo veramente bellissimo, lui è genuino, ma c'hai l'arte è qualcosa di particolare, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, tu ce l'hai l'arte di come presentare un gruppo che oggi si vuole proporre nei confronti del quartiere. Io lo chiamo quartiere e borgata, ma per me è un quartiere che conosco benissimo, perché negli anni sono venuto tante volte qui a Borgata Costiera e mi sono interessato come assessore ai lavori pubblici. So perfettamente il lavoro che ha fatto Ciccio Foggia per voi, io mi ci rivedo molto nella figura di Ciccio Foggia. Insieme a lui abbiamo parlato tantissimo di Borgata Costiera, perché lui ce l'ha nel cuore, anch'io ce l'ho nel cuore, ma non sono stato molto vicino a voi perché a livello istituzionale nell'ultimo periodo non ci sono stato. C'è stato Ciccio Foggia, che si rivede perfettamente nella mia figura, e dico un applauso grandissimo oggi nei confronti di Ciccio Foggia, che è il consigliere comunale che rappresenta il proprio, è in sintonia con i quartieri della città di Mazara del Vallo, perché al di là della Borgata Costiera noi dobbiamo dire che siamo tutti cittadini mazzaresi, e voglio che oggi facciamo un applauso a Costiera come cittadini mazzaresi, non ogni volta quando si parla anche con voi. Poco fa sono arrivato, c'era qualcuno che mi sorrideva, qualcuno che non mi sorrideva. Io vi dico che è opportuno e giusto che voi dovete sorridere su tutti i candidati a sindaco che vengono a Borgata Costiera, perché tutti partiranno con buoni propositi. Poi è una scelta che dovete fare voi nei confronti del candidato sindaco, che voi vi ci rivedete
con le proprie programmazioni, con il proprio progetto e con il proprio programma. È giusto che voi accogliete tutti i 7 sindaci, io li rispetto tutti e 6, insieme a me 7, li ricevete, li ascoltate e poi voi dovete analizzare chi votare e chi non votare. Io con Ciccio Foggia abbiamo inserito all'interno del nostro programma cosa fare all'interno, nella contrada Borgata Costiera. Io ricordo che ai tempi abbiamo parlato molto della condotta fognaria che doveva essere realizzata. Ho avuto dei contrasti di natura politica per vedere se era possibile realizzare questa fognatura costiera o non. C'era che ha fatto delle affermazioni negative, come se non potesse essere mai realizzata. Io da assessore ai lavori pubblici non ho fatto altro che la realizzazione del progetto. Abbiamo fatto il progetto, non il progetto esecutivo, ma manca poco per il progetto esecutivo e per metterlo in campo e poterlo realizzare. Io l'impegno che prendo io da sindaco e l'impegno che prende Ciccio Foggia da consigliere comunale, che la fognatura partirà da Costiera fino a Mazzara 2, perché anche deve passare da Mazzara 2, andrà al depuratore, che in questo momento non ha una buona funzionalità, perché in realtà sono previsti 30 milioni di euro per fare tutte le condotte fognare dei quartieri della città. Noi sicuramente attingeremo a quei finanziamenti per poter fare anche la fognatura a Costiera, ma non ci fermiamo lì, perché lui è molto esigente del Borgata Costiera. Infatti abbiamo parlato pure del campetto di calcio, il campetto di calcio che, se voi vi ricordate, assessore Vito Torrente, lo abbiamo riaperto. Molti di voi credo che c'erano in quel periodo, che abbiamo fatto qualche piccola riunione, lo abbiamo riaperto. Ora lui vuole che noi facciamo il tappetino verde. Io voglio venire, quando lo realizziamo, a giocare, perché ancora io con lo pallone, non è che magari se ricordate quando eravamo alla piazza e giocavamo ancora oggi sono stato a giocare a calcetto, perciò ci vengo a giocare a calcetto. Si parla molto, con grande criticità, di questa piazza, della piazza di Borgata Costiera, che è stata realizzata quando io ho smesso di fare l'amministratore o l'assessore, però credo che chi l'ha realizzata con buoni propositi. Giustamente questa piazza non è riuscita bene, o per meglio dire ci sono molte criticità. La cosa che metteremo in campo è un nuovo progetto della piazza di Borgata Costiera, che sarà messa a vaglio da parte vostra e condivisa con voi un nuovo progetto per la piazza di Borgata Costiera. Questo è l'impegno che anche Ciccio Foggia ha preso insieme all'amministrazione, o insieme al sindaco e insieme a tutti i movimenti. Una cosa importante che voglio dire a voi, perché poi lascio la parola agli altri, perché dobbiamo stringere, che io questa sera ho 5 incontri in sezione. Sarà lui a spiegarvi tutto il nostro programma, il nostro progetto e quanta attenzione metteremo a Borgata Costiera, perché io l'amo. Io non ho un patrimonio qui, non ho una casa dove posso, però posso venire tranquillamente ogni tanto da sindaco a sedermi in questa piazza quando la riqualifichiamo in un modo diverso di come è adesso. Questa è la cosa. Che altre cose che tu mi dicevi di Borgata, ma al di là del campo bocce che già è previsto nel nostro programma, una cosa importante che faremo su Borgata Costiera è la riqualificazione di tutta Borgata Costiera. Dicevo a Ciccio Foggia e dico a voi, siccome noi abbiamo previsto di dividere la nostra città, la città di Mazzara del Vallo, in quartieri, per me questo è un quartiere della città di Mazzara del Vallo, e abbiamo bisogno poi di un rappresentante di quartiere che sia vicino all'amministrazione. Noi abbiamo bisogno di un vostro interlocutore, al di là che ci sarà sempre la presenza di Ciccio Foggia insieme a voi, abbiamo bisogno di un vostro rappresentante che giornalmente ci porti a conoscenza dei problemi che può avere Borgata Costiera, così siamo tempestivi a poterli risolvere. Voi dovete stare vicino. Qual è il mio pensiero? Il mio pensiero è eliminare le emergenze e riportare la città di Mazzara insieme a Borgata Costiera alla serenità, alla normalità. Questo è il mio pensiero da sindaco e credo che sia il pensiero di tutta la coalizione che mi sostiene. Spero che per voi vada bene il pensiero di stare vicino e sostenere l'amministrazione. Credo che voi qui avete molti giovani, io vedo che ci sono molte donne
e molti ragazzi, ce ne sono, una volta ne vedevo meno, ora vedo molti giovani. Io la cosa che dico a voi giovani, oggi è una grandissima opportunità che voi non dovete guardare da lontano. Oggi c'è un rappresentante che è Ciccio Foggia, a disposizione di Borgata Costiera come di altri quartieri, che voi dovete seguire politicamente, lo dovete seguire perché io capisco perfettamente che ognuno di voi cerca disperatamente un'opportunità, opportunità che nessuno vi può dare le risposte. Siccome noi metteremo in campo tantissimi progetti che possono essere finanziati dalla comunità europea, non vi dico altro che partecipare, seguire Ciccio Foggia, di conseguenza essere vicini all'amministrazione. Se siete vicini, anche voi dovete mettere in campo la vostra idea, non dovete stare tutti i giorni al computer, scusatemi, perché lo computer, con i cellulari, no, questo sì, si deve fare un'ora al giorno, due ore al giorno, il tempo lo dovete dedicare anche a livello sociale, dovete partecipare come parte attiva, perché fa parte del nostro programma. I giovani e meno giovani, partecipate alla vita amministrativa di questo sindaco e di questi consiglieri comunali, non ci lasciate da soli o ci delegate, ci lasciate da soli. Lasciandoci da soli vuol dire che voi non avete esigenze, ma ci sono tanti altri che ce li hanno, e se sono vicino a noi riescono a capire quali sono le opportunità e ci salgono sopra. Allora voi, al di là che siete in Borgata Costiera, cercate di stare vicino a Ciccio Foggia e di conseguenza vicino all'amministrazione e al sindaco Torrente, che noi saremo talmente capaci e talmente bravi di trovare le giuste opportunità per voi giovani. Grazie. Allora, Vito ci deve lasciare, va di fretta a tante riunioni in altre sezioni. Penso che sia stato molto chiaro in quello che ha voluto manifestare, soprattutto nei vostri confronti. Per la verità dovrei scappare pure io, però è giusto che un responsabile della comunicazione, visto che il sindaco va via, stia ancora un po' con voi, perché dobbiamo andare avanti con questa bella serata di Costiera. Sindaco, ti benediamo tutti. Abbiamo questo sogno nel cassetto di Vito Torrente, prossimo sindaco a Mazara del Vallo. Allora, io come sempre vorrei soffermarmi sull'impegno di alcuni politici. Ciccio Foggia è una testimonianza, le testimonianze vengono anche dallo slogan che ha voluto coniare lui: Borgata Costiera, io la amo e tu. Lui la ama sicuramente, quando sfida con questa battuta gli altri e tu, vuole dare un significato a questo slogan. Amate questa borgata perché è una perla in più di Mazara del Vallo. Oserei dire, ma questo lo dirà probabilmente Ciccio in quello che è stato il suo percorso, che si possono elaborare in futuro delle alternative turistiche non indifferenti. Ecco, Mazara può essere impegnata sul fronte, diciamo, mare, ma anche sul fronte collinare, e creare i presupposti significa dare possibilità alla gente anche di lavorare. Io gradirei qui accanto a Vinnuccio Di Giovanni, a dottoressa Vinnuccio Di Giovanni, apprezzata, apprezzatissima anche lei qui in Borgata Costiera. Vorrei che tu spendessi due parole per Ciccio Foggia. Io già mi sono speso, ma vi ricordo che l'ho fatto in termini genuini, non per strumentalizzare qualsiasi cosa. Conosco Ciccio Foggia da tanti anni, devo dire che lo conobbi come calciatore, quindi lo vedevo impegnato nei campi di calcio. Non pensavo che un giorno divenisse un politico bravo, un politico che ha concretezza e che si adopera per la gente soprattutto più bisognosa. A te, Vinnuccio. Buonasera. Per me è una grande emozione essere qua dopo 5 anni con un ruolo diverso, ma sempre con lo stesso amore e con lo stesso entusiasmo. Non pensavo di essere chiamata sul palco, l'ho accettato e gradito, e sento proprio di esprimere la mia riconoscenza, il mio affetto nei confronti di Ciccio Foggia. Borgata Costiera per me è stata una grande soddisfazione, mi avete accolta e mi sento un po' cittadina di Borgata Costiera. È stata l'unica sezione dove sono arrivata prima e quindi per me è un grande orgoglio e vi ringrazio. Perché la mia scelta di appoggiare Ciccio Foggia? Non lo conoscevo prima, l'ho conosciuto durante la mia campagna elettorale,
un ragazzo che si è fatto avanti in punta di piedi, onesto soprattutto. Perché dico onesto? Perché durante la campagna elettorale ci sono state tante traversie, tanti colpi di coda, e proprio al culmine, nel momento in cui Ciccio Foggia poteva tradirmi, è stato una delle poche persone a venirmi a confessare di essere stato avvicinato da altri e ha detto no, è rimasto con me. Vi racconto questo per dirvi la serietà di questo ragazzo. Avrebbe potuto decidere di salire sul carro dei vincitori, non l'ha fatto, è rimasto fedele fino all'ultimo. Un'altra cosa che mi ha spinto a sostenere la sua candidatura è che lui ha sempre manifestato l'entusiasmo di essere un ragazzo cresciuto in via Potenza. Non ha mai rinnegato la sua origine, è sempre stato vicino e ha dato voce a quelli che voce non ne hanno, però ha saputo ascoltare a quelli che la voce ce l'hanno prepotentemente. Per Ciccio Foggia Borgata Costiera è la sua seconda casa, me ne parla sempre con entusiasmo. Io penso che ha mantenuto tutti gli impegni che con voi ha preso. Qualche giorno fa sono stata qua a fare una passeggiata e ho sentito qualche cittadino di Borgata Costiera che mi ha detto: Ciccio Foggia qua dovrebbe prendere veramente un mare di voti. Speriamo sia così. Io dico che voi con forza dovete votare Ciccio Foggia, perché vi ascolta, perché mantiene le promesse e perché merita di farsi avanti nella vita. Indubbiamente il progetto di Ciccio Foggia è il progetto di Torrente. Io di Costiera volevo fare il salotto di Mazara. Lascio questo mio sogno nelle mani di Ciccio Foggia e del sindaco Torrente. Grazie. Eh sì, anche in questo Ciccio Foggia si distingue. Io ne volevo approfittare, visto che sono arrivati anche i fiori da parte di Ciccio Foggia, vero gentleman, volevo dire, ne vedo tante davanti a me, ricordare che domani è la festa della mamma. Ci sono mamme stupende, ci sono mamme che hanno dato tutto per i propri figli, ci sono mamme che soprattutto sono state vicine a noi figli nei momenti più difficili. Ognuno di noi sa che cosa vuol dire aver avuto una mamma al proprio fianco. Io penso che Ciccio, Anna Certa e Giusi Bocina, anche se il sindaco è andato via per altri incontri, siano d'accordo a dare un grande tributo alla figura delle mamme, non solo mazzaresi, ma di tutto il mondo, con un grande applauso. Evviva le mamme! Evviva Ciccio Foggia! Sì, ma cosa fai ai tuoi elettori? Io ti ho visto all'opera l'altra sera nella sezione Via Potenza, ti sto vedendo all'opera Costiera, dove è difficile creare una partecipazione così massiccia di gente, perché la Borgata Costiera, mi hanno detto, io sono un palermitano che ho sposato una mazzarese e ho l'orgoglio di aver sposato una mazzarese, ma abito a Mazara da quasi 30 anni, quindi definirmi, insomma, una via di mezzo, guai che mi tocca Mazara, mi definisco ormai un mazzarese a tutti gli effetti, però mi dicevano e mi dicono sempre che non è facile spostare tutta questa gente. È chiaro che per riuscire ad ottenere questo successo tu hai dato tanto di te stesso, lo ha sottolineato Vito Torrente, lo ha sottolineato Vinnuccia Di Giovanni, lo sottolineo io. La pensano così anche i due nostri designati assessori, che devo dire hanno molta classe. La classe non si inventa, non è acqua. Quando Vito Torrente ha deciso di designarli assessori, evidentemente ha visto bene. Ti dico perché. Non è facile, tu sai che in una campagna elettorale in questo momento abbiamo in scaletta almeno 6-7 altre riunioni. Vabbè, potranno sballare di 20 minuti, mezz'ora, però ci tenevamo ad essere con te stasera.
in borgata costiera e loro sono qui con me ad aspettare questo tuo breve intervento che vale tanto, ma ti siamo al fianco e preferiscono darti spazio anziché prendere la parola. Questa è classe, e la classe non si inventa. Innanzitutto buonasera a tutti. Questa è la prima volta che vengo a parlare a Borgata Costiera per quanto riguarda tutto l'operato che si è svolto in questi anni. Vedete, per me è semplice parlare con voi, per altri non lo so. Io vi posso dire che in questi 4 anni di consigliatura che ho ricoperto mi sono arricchito di tante amicizie, soprattutto qui a Borgata Costiera, dove tutti etichettano questa borgata come una frazione difficile della città di Masada del Vallo, perché magari dicono che non accettano la figura del cittadino mazzarese. Io dico che Borgata Costiera è Masada del Vallo, io dico che Borgata Costiera fa parte della città di Masada del Vallo, io dico che i politici di Mazara negli anni passati non hanno considerato Borgata Costiera di fondamentale importanza per la città di Mazara del Vallo. Vedete, sono molto emozionato, naturalmente dopo le parole della dottoressa Venuccia Di Giovanni, che io ringrazio, che ho voluto io fortemente questa sera, perché l'ho chiamata stamattina, perché Venuccia non è altro che, diciamo, una persona per me di fondamentale importanza. Gli dico sempre, a un'amica nostra che abbiamo in comune, che è la mia mamma politica, e non si offenda mia mamma, mia mamma è quella che mi ha messo al mondo, mamma politica è un'altra cosa. È una persona che ho conosciuto in questi anni e anche, pur sbagliando a volte, ho chiesto pure scusa, mi ha dato sempre dei consigli positivi e propositivi, tutto ciò nell'interesse di non sbagliare, perché anche io sono un umile cittadino mazzarese e sono un umano, diciamo che posso anche sbagliare. Vedete, questa campagna elettorale è una campagna elettorale un po' atipica. Stamattina vedevo in giro qui a Borgata Costiera persone che per 5 anni non si sono mai visti, eppure c'è, oppure hanno la dignità di presentarsi qui e chiedere il consenso. Però quando Borgata Costiera aveva bisogno dell'acqua, questi non rispondevano al telefono. Quando Borgata Costiera era abbandonata a se stessa, con le erbacce, con l'illuminazione che non accendeva a causa del furto dei cavi elettrici, questi non davano risposte concrete. Certo, il mio telefono, dicevo l'altra sera, l'avevo trovato sempre comunque acceso, H24. Ho detto sempre che ho sempre risposto, e quando non ho potuto rispondere ho chiamato io. Questo, diciamo, che modo di fare della politica, più che altro di un consigliere comunale che si deve spendere per una collettività. Io ho fatto il consigliere comunale in questi anni, non sono andato in consiglio comunale a riscaldare la sedia. E consigliere comunale non l'ho fatto solo in consiglio comunale, l'ho fatto attivamente. Ci sono le cronache dei giornali che ne parlano. Io provo a smentire, non lo potrà mai smentire nessuno. Ci sono le istanze, ci sono le interrogazioni presentate. Io ho avuto grande coraggio a venire a Costiera. Mi ricordo quando l'amico Giovanni Galuffo mi ha invitato a Costiera, lo cito perché è stato uno di quelli che comunque mi ha portato qui. C'era molta diffidenza nei miei confronti, ma era giusto, perché questa Borgata Costiera non è stata mai presa in considerazione dai politici mazzaresi. Oppure venivano qui in campagna elettorale, saccheggiavano i voti e dall'indomani poi se ne fregavano, e questo mi dispiace. Io ho avuto l'onestà intellettuale 5 anni fa di non presentarmi a Costiera a chiedere dei consensi,
perché non mi conoscevate nessuno, tranne due o tre amici. Io a Cossera ho preso 4 consensi 5 anni fa, non me li dimentico. Vinnucci ha vinto. Certo, ho avuto il massimo rispetto di voi, perché non vi potevo promettere niente. Ho partito la mia campagna elettorale dalla via Potenza, dove è quel quartiere dove io sono cresciuto, che la dottoressa Lucia Di Giovanni ha menzionato, e che io non mi vergogno a dire, perché la mia famiglia vive ancora lì. Ma vi posso dire che da parte del sottoscritto, subito dopo essere venuto a Borgata Costiera, ha preso degli impegni seri. Mi diceva Marascia Paolo, conosciuto a Costiera, Francesco dice, quando tu hai preso il telefono ci sembrava un'altra presa per i fondelli. Io diciamo questo non l'ho fatto, mi sono impegnato, la prima cosa che mi avete chiesto è l'acqua. L'acqua l'avete avuta, sembrerà magari un piccolo risultato, dico che è un grande risultato, perché il problema dell'acqua è un problema di dignità, è un problema... Se al politico mazzarese a Costiera mancava l'acqua, poco gli importava, tanto il problema era vostro, non era loro. Io, tutto sommato, ci ho lavorato, sodo, giorno, notte, ho già tutti gli uffici del comune, alla fine ci siamo riusciti dopo un anno e mezzo, abbiamo avuto la condotta della rete idrica nuova, che parte da San Michele e finisce qui a Borgata Costiera, e se questo si è fatto qualche merito ce l'avrò pure, no? Ce l'avrò qualche merito. Ma non abbiamo fatto solo questo, è stata sistemata la piazza San Giuseppe, è stata ripristinata l'illuminazione, qua Stefano mi guarda, la via Bellaria Stefano, che tanto me la chiedevi, ma tante altre vie che sono qui di Costiera. Certo ci siamo lottati, non è stato facile contro questo tipo di modo di fare politica, ma io ci sono riuscito. Certo, adesso si viene qui e si chiede il consenso, io vi dico che è giusto venire a chiedere il consenso, ma voi sapete quello che dovete fare. Io non verrò a casa con i quaderni e con le penne a chiedervi la sezione, a me non interessa questo, io vado oltre, perché confido, diciamo, nelle vostre coscienze, nei vostri cuori, perché io parlo con il cuore con voi, non sono un artefatto, non sono un artista, e non vi ho mai illuso, quando le cose le ho potuto fare, ve le ho fatte. Certo, sono stato un punto di riferimento per alcuni o forse per tutti, io voglio continuare ad esserlo, ma questo dipende da voi. Io dico semplicemente, votare Foggia significa votare per Borgata Costiera, significa votare per voi stessi. Io non sono un borgheggiano, ma di Borgata Costiera mi sono innamorato, adesso dipende tutto da voi. Naturalmente questo non lo deciderò mai io, ma lo decideranno i vostri cuori. Il 25 maggio siete chiamati, io dico a dura prova, perché poi non ci si può lamentare, perché Costiera adesso ha avuto l'opportunità di fare salto di qualità e io voglio continuare comunque, diciamo, in questo processo di riqualificazione. Io voglio dare ancora dignità a questa frazione, naturalmente me lo dovete dimostrare. Io sono candidato insieme a Vito Torrente. Vito Torrente è stato quel sindaco che comunque mi ha ascoltato, mi ha chiesto di Costiera di cosa ha bisogno, e vi posso garantire che tutti quei progetti che sono stati messi nel programma del sindaco li ha portati a conoscenza Francesco Foggia. E se il sindaco stasera parla, perché io lo chiamo sindaco, che per me sarà sindaco della città, perché è una persona a portata di mano tanto quanto me. Intanto è arrivata qui Randazzo. C'è la ragazza con cui io comunque ho trovato un'intesa per questa campagna elettorale. L'intesa l'ho trovata in consiglio comunale con Filippo Gabriele, che ha deciso di fare un passo indietro, e questa sera comunque è giusto fare chiarezza. Francesco Foggia ha deciso di fare questa campagna elettorale per Vito Torrente insieme alla qui candidata Maria Randazzo. Quindi se votate Foggia, votate anche Maria Randazzo. Vado a chiudere. Certo non abbiamo fatto solo queste cose, e voi lo sapete, la festa più importante della città di Mazara del Vallo si è svolta a Costiera il 4 agosto,
non la dimenticate, perché quello per Cossiera è stato un sogno. Abbiamo fatto pure i fuochi d'artificio, qualcuno voleva dell'amministrazione comunale e mi ha chiesto espressamente: Francesco, questa festa falla a Mazara. Io ho detto che Borgata Cossiera è Mazara e da qui è partita questa festa, e spero che ogni anno spero ogni anno di ripeterla. Ma per fare tutto ciò ho sempre bisogno di quelle attività commerciali che mi hanno aiutato, perché sono stati privati comunque ad aiutarmi per realizzare questa importante manifestazione. E se sono arrivati qui personaggi del mondo dello spettacolo di fondamentale importanza, è proprio grazie a loro. Certo, vado a chiudere, io non posso che ringraziare innanzitutto dottore Scaturro, anche stasera è stata la mia richiesta portarlo qui. Ho detto sempre che lui è valore aggiunto, diciamo, di questa squadra del sindaco Torrente candidato, perché è una persona che ha competenza in materia, e chi meglio di lui mi poteva fare l'apertura a Cossiera. Cossiera, come hai visto, ha risposto bene stasera, e sono convinto che risponderà bene anche il 25 maggio. Una cosa è certa, Francesco Foggia farà pesare il suo risultato politico. Grazie e buonasera. Grazie Ciccio. Grazie. Allora, io volevo ricordare due cose importanti a chiusura di questo emozionante incontro con voi abitanti di Costiera. Vi ho visto in tanti, tantissimi, ho incominciato a inquadrare un po' le vostre fisionomie. Vi aspettiamo domani sera a partire alle 19:15 a Piazza Mocarta per questo nostro comizio, che è davvero importante. Avere voi al nostro fianco significa dare le giuste risposte ai presenti e a chi ci ascolterà anche attraverso i mezzi di informazione. Formiamo questa onda magica a favore di questo candidato, Ciccio Foggia, accoppiato in consiglio comunale con Maria Randazzo. Facciamolo per il futuro sindaco di Mazara del Vallo, un figlio di questa città che ha iniziato 30 anni fa nelle vesti di imbianchino di pittore. Mi sono stancato di sentire queste accuse gratuite, perché ognuno di noi ha avuto sempre un percorso nella propria vita, ma non mi sembra che debba essere un difetto dimostrare che negli anni si cresce e si diventi qualcuno, può essere un elogio. Mi rivolgo ai nostri avversari, finitela con queste barzellette. Se dovete attaccarci, ammesso che abbiate mezzi per poterlo fare, fatelo in maniera diversa. Avete stancato la gente, noi siamo pronti a vincere per dimostrare che la nostra squadra è forte, trasparente, leale. Il 25 maggio votiamo Vito Torrente, Ciccio Foggia, Anna Maria Randazzo, e votando Vito Torrente chiaramente anche le nostre due donne assessori, ecco, fiori anche per i nostri assessori. Sei un grande Ciccio, un altro applauso a Ciccio Foggia. Ma come ti può tradire Borgata Costiera? Ma chi sono i candidati al consiglio comunale o gli altri sindaci che si possono presentare in questa borgata? Riflettete, amici mazzaresi, prepariamoci mentalmente, ma il 25 maggio andiamo a votare con il nostro cuore, un cuore immenso che ci deve fare rendere a tutti felici e vincenti, perché sarà la vittoria di tutta Mazara. Tutta la magnifica gente di questo.
gente, magnifica gente, sicura che niente adesso ci fermerà. Gente, magnifica gente di questa città. Magnifica gente, magnifica gente, gente, magnifica gente, magnifica gente, magnifica gente, gente, magnifica gente, magnifica gente, magnifica gente, magnifica gente.